In questo video ti parlo delle 25 cose da non fare in vacanza in Thailandia. È un video rivolto a chiunque, squattrinati, ricchi, esperti di viaggio, inesperti, coppie, famiglie, bambini, insomma, praticamente rivolto a chiunque. Prima di iniziare, ti voglio dire che ho creato una guida gratuita che puoi scaricare nel link che trovi nella descrizione. Si chiama Le 25 cose da non fare in Thailandia. È una guida rivolta a tutti, è una guida dove troverai indirizzi utili, consigli pratici, numeri soprattutto utili in caso di emergenza e molte altre cose. Non guidare senza la patente di guida internazionale. Se ti beccano guidare una moto o una macchina, rischi una multa e in alcuni casi incappi in situazioni spiacevoli con la polizia. Non lavorare se non possiedi un permesso di lavoro. Potresti rischiare di essere arrestato, sbattuto in galera, rispedito in Italia dopo aver pagato una multa salata. Non prendere il taxi se il driver si rifiuta di accendere il tassametro. Andresti a pagare una tariffa maggiorata 3-4 volte il prezzo della corsa. Non entrare nei templi con abiti inappropriati. Ricorda di rispettare la cultura Thai. Se prevedi una visita ai templi, indossa sempre pantaloni lunghi o gonne lunghe. Non mancare di rispetto ai monaci. Mantieni la giusta distanza, evita il contatto fisico ed evita anche la stretta di mano. Non mancare di rispetto al Buddha. Quando scatti le foto alle statue del Buddha, evita di stare in piedi o di imitare la posa. Non ti affidare a guide turistiche improvvisate. Quando arrivi, troverai tante agenzie locali che ti propongono tour di ogni genere. Moltissime sono improvvisate e le esperienze sono qualitativamente scarse. Se stai pensando realmente di fare un tour della Thailandia, isole, città, templi, perché non guardi il sito www.vacanzainthailandia.com che troverai anche all'interno della guida che ti consiglio di scaricare, le 25 cose da non fare in vacanza in Thailandia. Non partire se non hai stipulato l'assicurazione di viaggio. In caso di incidenti e necessità di subire un intervento urgente o qualsiasi altro problema di salute, rischi seriamente di pagare una cifra stratosferica e finire nei guai se non puoi saldare il conto. Non portare la sigaretta elettronica in Thailandia. La legge purtroppo ne vede l'uso e il possesso. Lo so, è una legge stupida, ma rischi di finire nei casini e pagare una multa molto salata. Non gettare mozziconi di sigaretta per strada. Se la polizia ti becca, rischi una multa salata che il più delle volte risulta essere salatissima per noi stranieri. Non utilizzare droghe di nessun genere. Te lo dico sinceramente, lascia perdere ogni tipo di sostanza stupefacente. Si rischia il carcere anche per il solo test di positività. Non fare illazioni nei confronti del re e della sua famiglia. Rischi seriamente di non tornare più in Italia. Evita qualunque commento ad alta voce nei luoghi pubblici. Qui si rischia veramente il grosso. Non lo sai che la prostituzione in Thailandia è illegale? Ti viene da ridere? Lo so, ma è così. Andare con le prostitute e pagare per il servizio offerto è illegale. Non avere rapporti sessuali non protetti. In Thailandia c'è un alto rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, quali HIV, gonorrea, epatite, eccetera, eccetera. Se stai pensando di venire in Thailandia, hai dei dubbi, perplessità, hai qualcosa che ti preoccupa, magari non parli l'inglese, sei preoccupato delle tante cose che non dovresti fare, hai qualche ansia, insomma, hai bisogno di parlare con qualcuno, puoi scrivermi in privato oppure, meglio ancora, iscriviti al gruppo Vacanza in Thailandia. È un gruppo Facebook fatto ad hoc per le persone come te che vogliono passare le vacanze in Thailandia, non avere problemi, cercare servizi di super qualità e magari è il posto giusto dove poter fare le domande giuste e ottenere le risposte giuste. Non discutere con i ladyboys. Molto spesso stranieri poco educati scherzano troppo e vengono aggrediti e picchiati. Non discutere con la polizia. In caso dovessi avere problemi, ti consiglio di affrontare la discussione in maniera amichevole, senza alzare la voce e le mani. Non discutere con i thailandesi, rischi seriamente di finire nei guai e anche prendere le botte. In Thailandia, i Thai hanno sempre ragione. Non toccare la testa delle persone. Per i Thai la testa è la parte più sacra del corpo, pertanto dovresti fare attenzione a non toccare la testa di qualcuno a meno che tu non abbia uno stretto rapporto di confidenza. Non contrattare eccessivamente quando fai shopping. Ti consiglio di non esagerare con il prezzo al ribasso perché rischi di fare la figura del Khi Nhao, ovvero tirchio. In Thailandia i prezzi sono tutto sommato ancora molto bassi. Attenzione alla durata del visto. Se sei un overstay, ovvero il visto è scaduto, vai immediatamente all'immigration, richiedi l'estensione. Potresti rischiare il carcere e non poter tornare in Thailandia per 5 anni. Attenzione alle truffe delle moto d'acqua. Mi raccomando, affidati ad agenzie specializzate onde evitare spiacevoli inconvenienti.
La truffa più comune è quella di farti pagare danni creati ad hoc dai proprietari. Se non vuoi perdere tempo inutile nella contrattazione, nella ricerca delle agenzie, ma questo prezzo è meglio di quell'altro, ma chissà questa agenzia se è meglio di quell'altra, devi fare solamente una cosa, clicca il link nella descrizione e scarica il catalogo di Vacanza in Thailandia. Punto. Attenzione alle truffe del tuk-tuk. Stabilisci l'itinerario e il prezzo prima di partire. La truffa più comune è quella di portare i turisti come te nei negozi di gemme dove i drivers prendono una commissione per ogni vendita. Non fare tour dove vengono sfruttate le tigri, perché devi sapere che le tigri, stando a quanto si vocifera, sono sotto effetto di narcotici. Tutto ciò per una foto. Tra l'altro io non ho mai fatto un tour di questi, quindi ti sconsiglio di pagare per vedere un animale in gabbia, sedato e buttato lì come un oggetto. Non ci andate. Non fare tour dove vengono sfruttati gli elefanti. Ti piacerebbe vedere un elefante legato da catene che ti guarda con quello sguardo triste? Non mangiare street food di scarsa qualità. Scegli con cura ristoranti e bancarelle. Si rischia seriamente di avere problemi allo stomaco con nausea e vomito. Se stai pensando di passare le tue prossime vacanze in Thailandia, cerchi un tour, cerchi informazioni, hai bisogno di qualunque tipo di consiglio, perché è la tua grande, il tuo grande desiderio venire in Thailandia, io ti consiglio di scaricare innanzitutto la guida Le 25 cose da non fare in vacanza in Thailandia, guardare il sito www.vacanzaintailandia.com, dare uno sguardo ai tour che ci sono e se hai bisogno sentiti libero di contattarmi in privato e chiedi pure quello che ti pare.